E pura vita ragazzi, benvenuti nuovamente su Cyberpunk. Continuiamo questo gioco dove abbiamo lasciato nell'ultimo capitolo, dove, se vi ricordate, siamo andati al Black Sapphire. Ci hanno sgamato, inculato ovviamente, ma la missione resta online ancora. Prima di iniziare a fare tutto il casino che c'è da fare per trovare questa tecnologia antica nel bunker che forse ci salverà, e prima di chiamare Reed c'è da parlare con Alex. Ovviamente presumo sia secondario, interpreto. Quindi prima di parlare con Reed andiamo dalla nostra barista preferita, magari se azzecco il posto anche. Tac, ma io entro con stile. Alex, eccomi qua. Ehi, ce l'hai fatta? Certo. Mi sono portata avanti per calmare i nervi. Sì, vabbè. E pensavi che non sarei venuto? Il tuo invito mi ha sorpreso. Bevi spesso da sola. Cazzi suoi. Pensavi che... È bello vederti, dai. Grazie per l'invito. Felice di vederti, Alex. Oddio. Gentile da parte tua. Lavoreremo insieme, insomma. Tranqui. Ti ho scritto perché volevo parlare con qualcuno. Qualcuno che non fosse dell'agenzia, ma non un totale sconosciuto. Beh, che cazzo vuoi? Non pensare alla missione senza bisogno di nascondere la mia identità. Non so se mi spiego. Non proprio. Di cosa vuoi parlare, okay, va? Ok. Di cosa volevi parlare? Sto guardando il bicchiere come un alcolizzato. Dimmi, dimmi. Sorry. Vorrei solo essere una persona normale per un attimo. Me stessa, nello specifico. Me e basta. Alex. E non si può. Adesso capisco perché vuoi smettere. Sì, capita anche a me. Non dispiacerebbe neanche a me lasciarmi alle spalle la vita da mercenario di Night City. Diamogli corda, no? Poverina. Sì. Comunque, chi sei tu? Se tutto va bene? Bella domanda. Con tutto quello che mi è successo ultimamente, è troppo presto per saperlo con certezza. Capito. Cioè, se tutto va male, è morto fra qualche giorno. Mai a chi saresti se, ecco, la tua vita avesse preso una direzione diversa? Sarei ancora nei bunker? Sarei comunque nei bunker. Allora, cosa facciamo, ragazzi? Ribanghiamo il passato o accettiamo? Probabilmente sarebbe andata comunque così. No, dai, vabbè, facciamo i tristi. Sarei ancora nei bunker. Forse sarei ancora con la mia famiglia, sulla strada. Con i nomadi? Sì, problemi. Bunker. Probabilmente da qualche parte nel Midwest. A racimolare qualche Eddie raccogliendo mais. A chiedersi davanti a una birra. Di vita. Non dovremmo unirci agli Snake Nation? Guardando quel cielo infinito. Oh, respirando giù in qualche motel pulcioso. Anche. Non farà spiritoso, eh? Quindi, siamo qua a parlare di te, tocca a te. No, vabbè, intanto mi trinco il bicchiere, eh? Permesso. L'hai servito, me lo finisco anche. Riempi, grazie. Ok, ora tocca a te. Chi saresti se non fossi un agente segreto e una maestra del travestimento? Un'attrice. Senza esitazione. Chiaro. Ho sempre sognato di vedere la mia faccia su una locandina. Adoro il musical. Dove non c'è scritto si cerca, immagino, però, vero? Sono un po' all'antica, quindi sì, credo che sarei stata una stella delle brain dance. Di che, eppa, di che tipo di brain dance? Perché i musical, che schifo i musical. Qual è il ruolo dei tuoi sogni? Che? Hai mai recitato? Hai mai recitato? A parte nei ruoli che ti ha assegnato l'agenzia. No, non per più di una persona alla volta. Ma ho sempre sognato di essere sotto i riflettori. Sotto gli occhi di tutti. Finché non è un elicottero che ci insegue, dici, no? Tra me e il pubblico, che sia tutto per finta. Alla tua carriera futura, una vita normale, ai nostri sogni, a una vita normale. Alla tua... Alla una vita normale, vaffanculo. Speriamo di averne una prima o poi. Ben detto. Tom, salut. Va dentro, papà. Andiamo a lavorare? Ti va? No, vero? Adoro questa canzone! Non la sento. Forse non stai bene. B? Cioè, ragazzi? Bassissima.
Bevi, ascolta, che cazzo vuoi da me? Fammi bere in silenzio. Sento un fru. Che cazzo stai facendo? Alzati, tipo, sì, vabbè, vaffanculo. Si può? C'è scritto balla con Alex qua. Ui. Saluta e vattene. Ma balla anche te, cabron. Dale. Eh? Ehi, 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 ehi. Sei sfidanzato tu, stai calmo, Vi. Non lo fai molto spesso, vero? No. No, non ballo mai. Cosa, ballare? Non direi. Si vede tanto? Non parlavo di ballare, ma non fa niente. Di cosa stai parlando? Sesso? Lo faccio spessissimo, eh? Teoria. Questa vuole tucu tucu prima di iniziare la missione, ecco cos'è. Vuole patranca trancas. Lo so io. Ci guarda vogliosa di quella cosa che abbiamo tra le gambe, quella bestia. Metà canzone, niente. Sorry Alex, basta lavorare. Un giorno sarei una star. Lo sento. Ce la faremo. Domani è il nostro giorno. Ce la faremo. Sono mica il tuo psicologo per motivarti. Dai, andiamo via. Ciao. Basta. Che giornata di merda. M'hai chiamato per piangere, bere e ballare. Restati. Però. Stai zitta. Esci dal bar. Chiama Reed. Reed, la tua amica non sta bene, ma vabbè, neanche te. Quindi a posto così, direi. Vi rapporto. E ci sentiamo. Come ci sentiamo? Che cazzo vuol dire ci sentiamo? Ho parlato con Somi. Ho parlato con Somi. Ci sono novità. Sentiamole. Beh, innanzitutto, via libera. Il nostro VIP è pronto per essere servito. Musica per le mie orecchie, che altro c'è? Songbird si è aperta un po' sulla sua situazione. È davvero pessima. Questa tecnologia è la sua unica possibilità. Lo capisco. Davvero. Cosa vuoi capire tu, Reed? Motivo in più per concentrarci sulla nostra missione e mettere le mani sulla cura. Reed aveva molte cose da dire. Ma Reed, quello che ha detto Somi, dobbiamo parlarne. Lo so, ma dopo non sono cose da dire a loro. Vi, un'altra cosa. Ti serve del cromo nuovo, un impianto che supporti imprint comportamentali. Ti mando i dettagli di una clinica. La bisturi ti aspetta. Dille che sai che colleziona gengilli della guerra di unificazione. Saprà che hai la mia benedizione. Aha. Avrà un teleport sta cosa? Se no, come al solito ragazzi, ci vediamo direttamente là. Valutiamo. Dov'è la bisturi? Perfetto. C'è un teleport. Andiamo a metterci l'impianto per diventare Mystique degli X-Men e poter trasformarci in altre persone. Spero non le domande non debba ricordarmele io le risposte. La persona è finita, eh. Dici sotto tu. Cazzo intendi con sotto? Hai riflettuto sulla nostra conversazione? Non riuscivo a scrollarmi di dosso la sensazione di déjà vu. Ostia. Di un'altra conversazione che ho avuto una volta con un caro amico. Onesta, vera, senza secondi fini. Dopo tutto quegli anni in agenzia. Sai cosa vuol dire? Non posso dire di saperlo, ma sembra terribile. Non lo so effettivamente come si sente. Ho deluso tante persone negli anni, ma non deluderò te. Quella parte della mia vita finisce ora. Bla bla bla. Non ti te creo un carajo. Ascolta, dov'è sto bisturi? Sei nascosto? Bisturi? Calmi, eh. Quello cos'è? È una cosa leggendaria. Me la porto. Bella, grazie. Così io posso, ok. Non so neanche cosa ho preso, ma ho visto già l'ho presa. Ma fai un cazzo a me. Metti via l'arma, va. Fai una brutta impressione. Ehi. Sei Farida? Sei Farida? Sì, siamo chiusi. Digli della collezione. Ho sentito che collezioni... Ho qualcosa che potrebbe interessarti.
Ne dubito. Oh, cazzo. Collezioni gingilli della guerra di unificazione. Entra. Entra. Dale, conio, rapido. Scusa per l'accoglienza brusca. Vabbè. Da quando si è schiantato un certo spazioplano, la prudenza non è mai troppa. Ma quello è Reed? Ma Reed, che t'ha stracaga? Dobbiamo parlare. Fortuna che sei qui, Reed. Dobbiamo parlare. Dopo, no? Mi hai tolto le parole di bocca. Reed, sei un paraculo. Sono qui per Somi. Ho passato ore a rifletterci, a mettermi nei suoi panni. Dovevo capire cosa ha passato per arrivare al tradimento. No, non puoi capire, non stai morendo. Non sei nella posizione per capire, Reed. Non hai giorni contati. Ma conosco la morte. L'ho guardata negli occhi da vicino. Non è uguale, sai. È in trappola. Non qui e ora, ma da mesi. Anzi, anni in realtà. La colpa è della Myers. Non sa perdere, fa di tutto per evitarlo. Songbird, il Blackwall, vuole sempre un vantaggio sui suoi nemici. Non c'è da stupirsi se Somi non si fida di nessuno, a parte te, almeno un po'. Scommetto che vorresti si fidasse di te invece, no? Andrà in prigione. C'è una cella già pronta ad attenderla. Somi lo sa bene. Lei sopravvivrà. Non rompiamogli il cazzo a Reed. Conta davvero. Va bene così. Certo, la Myers la vuole viva, ma non dimenticherà mai che ha attentato alla sua vita. La Myers non la perdonerà, ma non significa che io non possa farlo. Tu chi cazzo sei? Somi ha tentato di uccidere anche te. Di cosa vuoi convincermi? Di cosa vuoi convincermi, Reed? Di niente. Provo solo a farti riflettere. No, no, tu mi stai inculando, Reed. Ok. Spezzeremo la catena che Hansen le ha stretto intorno al collo. E poi? Poi? Ci nasconderemo in un luogo sicuro. Le faremo qualche domanda. Troveremo un punto d'incontro. E se non c'è? Quando avrò le risposte che cerco, l'aiuterò personalmente a sparire. Lontana da tutto e da tutti. Myers inclusa. Sei bravo a mentire, Reed. È proprio una bella storiella. Non mi stupisce da qualcuno che reclutava spie per lavoro. Mi sta smintiendo, cabrone? No, ascoltami. Mi stai mentendo? Lo sento io? Bastardo, di la verità. La uccidi? Sì, cosa fai? La vas a matar? Ho agganci in Europa. Troveremo la clinica migliore. Vi sistemeranno, ripareranno ciò che è rotto. Appena avrete la cura che vi serve. Una poglia. Ma prima devo aiutare Somi. È nei guai. Ho paura che non sappia cosa sta facendo. Non ti fidi di lei? Non mi fido dello schifo che c'è oltre il Blackwall, né della paranoia che causa. Sono entrambi in gioco, temo. Sì. Il suo piano è un altro. Ne sono sicuro. Mi ha detto il suo piano? Vuole scappare? No. Capito, forte e chiaro. Mi tengo quello che so nella tasca, Reed. Non ti dico qualcosa cazzo. Per te. Opera delle migliori menti di Washington. Cos'è? Un icebreaker. Un proiettile d'argento contro qualsiasi netrunner potenziato. Farida lo inserirà nel tuo sistema. Che ricco, cosa fa? Usalo e nel giro di un minuto Somi perderà conoscenza. Che? Non possiamo correre rischi. Quando si sveglierà sarà a casa. E come funziona? Ok. Come lo uso? Farida, vieni a lavorare. Avvialo quando sarete collegati al mainframe. In quel momento Somi avrà le difese abbassate. Questa storia finirà malissimo. Finirà di merda. Sicuro come l'oro. So io. E chi lo dice? Io. Non so, amico. Diciamo che la metti all'angolo. Aspettati l'inaspettato, sai che intendo. Arriva un momento in cui bisogna smetterla con le previsioni. Non è vero. Adesso concentriamoci sul salvarvi la vita. Il tempo per parlare arriverà. Per me è ora di andare. Ti lascio nelle abili mani di Farida. Vai a cagare. Dai, Farida, lavora. Chiamami quando hai finito qui. Vai via. Prima cominciamo
Prima finiamo. Non c'è tempo da perdere. Ok, non c'è tempo da perdere. Lavora, dai. Coletto, ti presento sedia. Ok. Ok, cominciamo con l'anestesia. Non temere, roba buona. Vabbè, rilassati e lasciati andare. Un impianto di modifica dell'ID è complicato, ma la procedura è sorprendentemente semplice. Ok. Sembra tecnologia rara. A dirla tutta, non avevo mai sentito di tecnologia simile. Roba da fantascienza. È un prototipo della FIA. Mm-hmm. Recuperato dal cadavere di un progetto della Militech. Ah, bene. La Militech l'ha abbandonato. E amica, metti via quello. Forse. Oppure volevano tenerlo segreto. Acqua in bocca. Top secret. Sì. Politica. Ok. L'anestesia sta facendo effetto. Mi toglie il relic e finito il gioco. Così a caso. Spero sia simpatica. Fa ridere che non sia una bastarda. Beh, oddio. Cioè, sta aprendo come una cozza. Perfetto. Che facendo, vecchia? Rieccoci, scusatemi. Telefonata, sempre quando stai registrando è scritto in cielo. Se a voi non vi chiamano mai al telefono, ragazzi, apritevi un canale di YouTube o andate live e vedrete che il telefono squilla sempre. Ci ha messo una maschera, comunque, detto ciò. Stavo sfogando. Adesso non sapremo più chi siamo. La nostra faccia qual è? Chi siamo noi? Sono ancora io o no? Johnny, dimmi la verità. Ehi, quante dita sono queste? 4, come quelle che ti stanno nel culo. Non ora, Johnny. Vai cortesemente a fanculo. Ti sono mancato. Mi si scalda il cuore. Davvero. Dimmi un po', come ci si sente ad essere un traditore? E faccio il possibile. O forse una scelta, stronzo, aggiungo. Lo sai che non c'è un vincitore in questo cazzo di storia. Non sono qui per scelta. Perlomeno lo riconosci. Vuol dire che non sei ancora come loro. Non del tutto. Ascolta, Bomber, non venire a farmi su, la morale. Hai un ferro in mano. Puntalo alla testa di qualcuno e premi il grilletto. Ok. La superspia è l'agente a ruota libera. Tragedia, commedia o entrambe le cose. È solo che non ti piacciono. Posso capire Reed, ma non mi è chiaro cosa hai contro di lei. Lei. Diciamo solo che so da dove vengono tutti e due. Bah, tu sai troppe cose. Sopravvivenza. Per lei è l'unica cosa che conta. E poi è una bomba atomica ambulante che continua a fare errori e potrebbe esplodere da un momento all'altro. E Reed, il bastardo è tale quale a me. Se non avessi lasciato l'esercito, io stesso sarei un Reed. Viviamo e moriamo per i nostri principi. Quello è vero, però, obiettivamente, non posso dire questa nulla. Questa è la tragedia, V. Uno sarà la vittima delle buone intenzioni dell'altro. Cerca solo di ricordartelo quando avrai quel drive neurale troppo cresciuto a portata di mano. Cosa faresti al mio posto? Rito Songbird. Cosa faresti nei miei panni, Johnny? Dimmi. Io sono nei tuoi panni, idiota. Per ogni scelta del cazzo che fai. E non posso farci niente. Sì, ma non stai rispondendo. Ma sinceramente, vi parlando sul serio, non lo so. E non ne ho la più pallida idea. Grazie. Sai sempre tirarmi su di morale. Fatto. L'impianto è pronto. Adesso ti serve solo un imprint comportamentale. Sì, faccio e la cacca e te lo do. Favore. Non dirmi cosa intendi farci. Grazie di tutto. Grazie di tutto. Certo. Fanculo allora, sai. Cioè, nel senso, chiaro te lo dico. Oh, 3 messaggi. Che è successo? Tutti che mi cercano solo perché sono... Ah, signor Manine, cosa vuole? Quinto piano, la tessera, sì, ok.
Alex, i miei hanno deciso di abbandonare la realtà da Alex BD alla FIA alla faccia della carriera. No, vorrei che le storie come le tue fossero meno comuni. Mi lasciate stare adesso, ragazzi, ho da fare, io c'ho una vita. Alex, un piccolo ricordo. Vai a cangare. Allora, chiamiamo Reed. Chiamare Reed è un paraculo comunque, ragazzi, per se non l'avete notato anche voi, non mi fido un pelo di Reed. Ehi, procedura ultimata. V, spero che il lavoro di Farida non ti abbia stancato troppo. È ora di intercettare e sostituire i Netrunner. Certo, sono no? Sono un inghippo. Non abbiamo più accesso al sistema della Caron Exotics. Devono averci scoperto. Aspetta, sul serio? Quindi li abbiamo persi? Non del tutto. Sappiamo che erano alla City, diretti verso di noi. Trova un punto strategico vicino all'ingresso di Dogtown. Coglierai il segnale dei runner mentre si dirigono all'incontro. Dove? 45 metri, veramente così, Cerchita? Momento. Z, leggi il messaggio. È ora di giocarsi tutto, ma sono con te fino alla fine, ok? Non vedo, non vado da nessuna parte. Lo so, andrà tutto bene. Mentira, ma facciamo finta di che ci creda. Bene, ma ricorda, non rimuginare troppo. Sì, sì, che tu butta madre. Dai, lasciami lavorare. Bisogna andare lassù? Toma! Ero in giro, eh? A prendere qualcosa da mangiare, indovina che ho sentito... Esatto, Johnny. Dove parla una tortura? Johnny? Dale, suelta me, cogno. Tutti a scrivermi adesso. Da fare io, Panam. Sì, dai. Ti lascio in visto. Andiamo. Dai, aspetta. Stabilisci un contatto visivo adesso. Scansiona i veicoli nella zona. Uno dovrà essere il loro. Nessuna visuale sui bersagli. Vedo un convoglio. Scagnozzi di Hansen. Ma dubito che i runner abbiano una scorta. Mai dire mai, continuo eh? Continuo a controllare. È probabile che siano forze dirette allo stadio. Eccoli, 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 eccoli. Vediamo. Nessuna traccia dell'auto. Vengono per forza da lì. Sì, ok, li vedo in giallo, quindi vengono da qua per forza. Questo danno mal rapidito. Sei tu? No, sì o no? Nessuna visuale sui bersagli. Eppa, è quello? Ancora niente. Ma quello è normale che sia successo? C'è una cortezza sfasciata che blocca la strada. Il traffico aumenta. È un'auto mediocre. Non possono essere loro. Ma l'incidente è... Continuiamo a cercare. È calcolato? E... Tranquillo. Due motociclisti. Non credo che abbiano optato per le due ruote all'ultimo. No, non è il loro stile. Continua. Soprattutto perché sta diluviando, magari, sai. È un'idea stronza, ma è un'idea valida, eh. Sono questi, dai, basta, no? Macchina ecco. Da soldi. Non c'è dubbio. I runner sono lì dentro. Hai il segnale? Ce l'ho. Ora non ci sfuggono più. Ottimo lavoro. Adesso? Cosa facciamo ora? È ancora presto per l'incontro. Andranno ad ammazzare il tempo da qualche parte. Ok, sono fermi. E sono scesi dall'auto. Stanno entrando in un club. V, hai via libera. Mettiti al lavoro. Cosa devi sapere? Buongiorno.
Rispondi il telefono. In posizione? Credo. Eccoci qua. Cazzo. Bella macchina. Non sei lì per fare shopping. Non rompermi i coglioni, eh. Tutto liscio finora. Passo e chiudo. Ah, così? Vabbè. Come fai a sapere che non chiudi la porta? Ho il controllo delle telecamere. Ottimo. Ultimo test. Al tuo segnale apriamo le danze. Tutto pronto. Telecamere accese. Ricetrasmittente in funzione. Pronti. Ora aspettiamo. I nostri VIP sono tornati. Stanno per salire in auto. Concentriamoci. Sì. Kirkhansen, no? Tu l'hai visto, no? Il était grave en train de me reluquer au saphir. Cosa servono le telecamere? Oh, a moins que ce soit cette putain de gueule de bois. Oh, ça tourne de partout, dans tous les sens. Qual è il momento giusto? In che senso? De un singe, veux dire. Ok, V, prendi il controllo. Ok, anche dans l'auto. La voiture, quelqu'un en a pris il controllo. Eimerick, sono l'allarme! On a besoin d'aide! Ah, yes! On a localisé le vecteur. Ok, un second. C'est fait. Putain, allez! J'essaye de reprendre le contrôle! Quitta, niño! Levati dal cazzo! Non so cosa sto facendo, ma... Eeeh! Qui rapporto, che succede? Che mi hanno fottuto difensiva e ci stanno fare. Ragazzi, j'arrive pas à la coupé. Cagliate. Mi avanti dal cazzo. Ci abbiamo poco tempo per andare fino alla merda. Coupé, ora. Merde! Quoi? Putain! No, no, no! Toma! Perfetto. Ehi! Ma... ma che cazzo? Il piano ha funzionato. Ok, abbiamo fatto il primo passo. Ottimo lavoro, V. Sì. Abbiamo i travestimenti pronti. Ma vi servono ancora i loro codici di accesso. Bisogna perquisire Horror. Indossa gli abiti da Red Runner. No, scusami, non l'ho preso l'abito da Red Runner io. Mettitelo, va? È una cosa orribile. Che situazione di merda. Vuoi farmi credere che non hai mai raccolto niente da un cadavere? E... hai ragione. Sei sicura che abbia lei i codici? Assolutamente. Suo fratello trasferisce i suoi ricordi su drive esterni. È già successo che glieli rubassero. Non rischierebbero di perderli. Ok, allora mi fai lootare o... mi spiace. Okay. La vita codici è così, trasferiti. Ragazzi. Tutturu. Guido io. L'altra entrerà come fosse lei proprio. Ancora no, però è vestita come lei.
E io sono lui? V, imprint comportamentale, ora. Sì. Arigato. Parlo come lui e tutto adesso, no? Cioè... È attivo? Oh cazzo, la mia voce. Fico. Guarda allo specchio. Un attimo. Sono io? Porca puttana. Da sballo, vero? Fai una prova. Presentati. Presentati. Questa roba è incredibile. Non si limita a modificare faccia e voce. Deve alterare anche la costituzione biochimica, influenzando il comportamento. Le persone non sono fatte solo di elementi chimici. Esattamente. Nuovo cocktail ormonale. Ok, ci provo. Emeric Cassel. Tutto qui? Tutto qui. Boh, almeno hai la sua voce. E basta. All'inizio ti manda fuori di testa, ma poi ti ci abitui. Bene, riordina le idee e poi andiamo. Hansen ci aspetta. Alex, questa sarà la nostra ultima missione insieme. Ui. Il nostro accordo, la Myers ha approvato. Missione diplomatica a vita. Chiamiamolo prepensionamento. Grazie. Ci sta inculando, Reed. Reed, mi sta inculando. Muoviamoci, va? Ok, mettiamoci al lavoro. Allo stadio, allora. Ci vediamo lì. Sì, ma sei un paraculo. Non mi fido di quello che hai appena detto, Reed. Solo io non mi fido di Reed. Voi vi fidate? Vi fidereste voi? Io non mi fiderei. Dice cose strane. Facciamo un ripasso prima di arrivare. Per favore. Ricorda, ti chiami Emeric Cassel. Ti dico il mio segreto su come diventare qualcun altro. Devi farti tre domande. Cosa teme? Cosa vuole? Qual è il suo segreto più profondo? Basta. Capito? Non devi rispondere, ma tienilo a mente e diventa lui. Quindi, Emeric, dimmi, cosa pensi di Hansen? È un sottoprodotto, un effetto collaterale, una macchina da guerra forgiata da mille battaglie. Cristo, un filosofo. Ma soprattutto, gli uomini come Hansen non farebbero i milioni se fossero facili da inquadrare. Lui è un uomo dalle mille sfaccettature. Che è quello che ci ha detto molto, lui? Molto bene. Vero, sono bravissimo, vero? Santo, ci sgamano, ragazzi. Cioè, preparatevi, perché secondo me ci inculano a sangue. Ma vediamo. Ah, non so guidare. Ci siamo. Tana del mastino. Sì. Siamo nel bunker quello là, no? Che dicevano. In posizione, pronto per la prossima fase. A dopo. Ciao. Lasciaci lavorare qua. Bel pezzo. Hai visto? Hanno detto, ciuma. Puoi averlo anche tu per una settimana, se vuoi un massaggio. Beh, il mio non lo tocchi. Fermo in mezzo. Preparati all'ispezione. Sì, pronti. Tutto in... Ci sarà da divertirsi. Non gli piace alla gente quando sono al clacson, a quanto pare. È arrivata Eurofezia a vedere Kurt. Su, parcheggia. Un attimo. Eurofezia in senso... Prima di andare, ricorda. È lui che vuole qualcosa da noi, non il contrario. Siamo qui per vendergli i codici d'accesso di Sinosure. Non muovi la voce, eh? Ricorda i fatti. Non muovi la voce, chi non sei muovi la bocca. E chi non sei? Premi V per visualizzare importanti informazioni su Netrunner che stai impersonando. Hansen ci aspetta. Bocca occhi paura, aperti e mente lucida, Horror. Ostia. Questo mi sa che resta aperto, ragazzi. Dipendente. Tratta il suo corpo come un tempio. Collezionista d'autodepica. Fortemente allergico alle fragole. Ok. Cazzo, ci raddoppiano su tutte le postazioni. Ci credi? No.
Hansen sembra tutto teso. Giorno. Ma chi è? Bane? Sì, più o meno. No, cioè sì. Quest'area è riservata. Ragazzi. Magnifique, perché abbiamo appuntamento con il colonnello adesso. Un momento. Veloce. Bene, ce l'avete fatta. Tu chi sei? Non ci conosciamo. Io sono Murphy. Eddie Murphy, no? Anzi, il colonnello è già qui? Sì, mi sta aspettando. Va bene. Fantastic. Fantastic. Paiasso. Di qua. Sì. Quanto è quotato che ci daranno una fragola? Probabile, solo per vedere se è vero che siamo allergici. Me lo tengo aperto, ma ragazzi, perché almeno... Suona familiare. No, io dico che ci conosciamo. L'accento? Sono sicuro di no. Oh, oui, oui. Ti piace frequentare i bordelli di Parigi, no? Io... cosa? Ti prendo per il culo, Murphy. Piacere. La R da francese va e viene, comunque. T'hanno sgamato, sei sposato. Ci siamo, la nostra fermata. Aspettatevi di avere gli occhi addosso tutto il giorno. Kurt ha ricevuto una soffiata. Pare che la FIA abbia in mente qualcosa. Va bene, tranquillito. Ah, ma davvero? Ma la situazione è sotto controllo. Ha ordinato di ispezionare tutti. Senza eccezioni, perfetto. Dai, però, dove cazzo? I nostri uomini presidiano tutto lo stadio. E abbiamo dei droni a fornire supporto di sorveglianza. Dovete lasciare qui le vostre armi. E che palle. Ora dobbiamo scansionare le vostre identità. Va bene ridere e scherzare, ma alla fine siamo qui per affari. Capirete? Così non puoi leggermi. Scansionami, se ce la fai. Complimenti. Questo è il cuore del nostro piccolo impero. Dimmi, cosa fate qui? Di cosa vi occupate di preciso? È una chimera laggiù, eh? Commercio d'armi, per lo più. Ce la ricordiamo Devi bene. Iniziare una guerra? Finirne una? Magari Potrei? Un colpo di stato? Non ci interessa saperlo. E viene tutto da Night City? Qualcosa. Ma abbiamo contatti in tutto il mondo. Giappone, Australia, i Balcani, Lagos. Ovunque. Sì. Sono in posizione. Preparo l'estrazione. Tranquillito, Titano. Senza fretta. Mi serviranno almeno altri 10 minuti. Non manca molto. Non potevo iniziare prima senza rischiare di essere compromesso. Che e cazzo? America, non c'è bisogno di dirlo, ma resta nel personaggio. Buona fortuna. Sono io, ahimè. Venite, proseguiamo. Parla poco. Me ne sono accorto. Cazzo vuoi? A volte è un po' inquietante. Non per te, spero. L'ho appena conosciuto. Ma quanto sei diplomatico. A parte che, scusa, com'è che ti chiami tu? Non mi ricordo. Aurora. Sto imbecille chi è? Lo parla con Marfio. Parlerò con Hansing. Lui è uno stronzo. Non parla molto. Stai zitto, stai. Hansen e Gretel, eccomi qua. Buongiorno. Ti muovi, sorella? Piacere di rivedervi. Salve, salve. Songbird sta disarmando il congegno. Quindi abbiamo tempo per parlare. Perfetto, quello che non volevo fare. È proprio quello che non volevo fare, perché non so cose di me. La FIA sa del nostro incontro, sono interessati? No, posso aspettare. Non abbiamo fretta. Non ne dubito. Ho sentito che non sei un tipo sbrigativo. Mi faccio indovinare, cos'altro ha sentito? Conservo l'energia. Non spreco tempo ed energie con questioni insignificanti. Così dicono.
È per questo che estrai i tuoi ricordi e li conservi in drive esterni? Per mantenere la mia igiene mentale. Un'economia spirituale. Crede in Dio, colonnello Hansen? Trasferisci i suoi ricordi in dischi di archiviazione esterni. L'euro-dollaro? Il potere geopolitico? O il Dio cristiano? No, sono tutti una perdita di tempo. Capisci un cazzo, te. Capisco. Allora sono curioso di sapere come se la caverà al termine di questa vita. Cambiando discorso, vi siete divertiti al Black Sapphire? Mi hanno riferito che le puntate erano molto alte. Un po'. Spero che ne siate usciti più ricchi e più bastardi, felici. Sì, ma hanno spennato. Abbiamo vinto un mucchio di Eddie, abbiamo perso tutto. Ma alla fine ci siamo rifatti. Non è vero, abbiamo vinto. Poi è arrivato questo coglione, ha perso tutto. Ricordo l'idiota, se l'è cercata. Già. Il Black Sapphire è il mio fiore all'occhiello. Ho lavorato sodo per renderlo una tappa obbligata per l'elite di Night City. Non sei di qui? Come mai è rimasto a Night City? Non è di qui. A quanto pare non sono l'unico ad aver fatto i compiti. Asha. Bella domanda. Me la sono fatta spesso anch'io. È un simbolo a cui mi sono affezionato. Come la bandiera degli NUSA, Night City rappresenta un grande fallimento. Suo? Dei principi. Tuoi? Ne è passato di tempo dalla vostra ultima volta a Night City, vero? Dall'epoca di Sinosure. Più o meno. Ma siamo quasi tornati qui qualche tempo fa per affari di Henrik. Mio fratello è ossessionato dalle auto, le colleziona. Penso che sia splendidamente arrogante. Interessante. E quale gemma rara ti ha portato dall'altra parte Ostia. Del mondo? Ostia! Una Porsche 911. Forse conosce un certo Grayson? Voleva vendermi una Porsche classica, un tempo proprietà di una famosa rockstar americana. Tutti conoscono Grayson e quella rockstar. Sì, ricordo di aver sentito di quell'affare. Boh, è saltato. Grayson si è comportato da idiota, ci ha ripensato all'ultimo minuto. Già. Prego, ho della vodka. Servitevi pure. Di sicuro non mettete mai il piacere davanti agli affari, ma insisto, un brindisi simbolico. Ah, non avrei saputo dirlo meglio. Simbolico, sì. Lo so, non è un'usanza americana, ma gli amici siberiani mi hanno insegnato ad amarla. Vodka? Non bere. Vabbè, bevi. Simbolico, va. Oui. No, grazie. Bevi tu, Aurore. Non dico mai di no, una buona vodka. Sei sicuro? Certo. Sicuro. Cioè c'era l'opzione e la uso. Ah, giusto, quasi dimenticavo. I miei amici di La Santé ti mandano i loro saluti. Blocco C. Credo che i tuoi amici si sbaglino. Sei sicura? Hai passato 2 anni in quella prigione, sotto falso nome. Esatto, nell'ala VIP. Ma i pezzanti del blocco C non hanno idea di chi ci sia lì. Pagliasso? Allora perdonami, mi sarò sbagliato. Coltello interessante, dov'è? Colonnello, posso vedere il suo coltello? Certamente. Eppa. È un coltello da caccia tradizionale Yakuto. Sa... Ho passato un po' di tempo nelle Filippine. Da allora ho un buon occhio per le lame di qualità. Affascinante. Una vera rarità. Quanto vuoi, te lo compro. Ad ogni modo, Emerick, ho chiesto un po' in giro per le dovute verifiche. Mi dicono che 3 anni fa lavoravi alla Petrochem. Raramente le corporazioni si lasciano sfuggire talenti del tuo calibro. Come ti sei sottratto al contratto? Coi soldi si ottiene tutto nel mondo corporativo. È giusto, Petrochem. Potevo permettermi. Dal 72 al 74. Risposta conveniente, generica, banale e quasi certamente falsa.
Che? Visto quando è successo, mi stupisce che tu dica di averne memoria. Mi insulta? Pensavo che la nostra collaborazione fosse basata sulla fiducia. Mi sbagliavo di grosso. Pagliasso? Esatto, sulla fiducia. Siamo nel 77. Somi. Quello è il 74. Che cazzo vuoi da me? Possiamo cominciare. Il nucleo è pronto. Tranquillito. Ricordate i termini. Uno di voi inserisce codici d'accesso, l'altro resta con me. Perfetto. Io mi offro per restare. Cominciamo. Bene, al lavoro. Seguimi. Calma. Siamo a 51. Il compenso sarà sul vostro conto oggi stesso. Soldi e promesse. Mentre aspettavi, ho eseguito una diagnostica iniziale. Il mainframe è pronto e collegato ai nostri sistemi. Ci siamo. Potrei lasciarlo qua l'episodio, obiettivamente. Sai, ragazzi. Ha creato questo laboratorio apposta per l'occasione. 10 milioni di ED investiti solo per la vostra visita. Questo è Kurt. Appena smette di parlare, potremmo lasciarlo qua. Ho un piano per quando avremo la matrice neurale. Sì. Voglio hackerare la rete locale, bypassare le difese, prendere l'intero stadio ostile e filarcela nel caos. Ma quanta gente morirà? Spero indietro, sia. Per favore, era per far vivere noi. Scusa, sorry. Sono riuscita a simulare l'ambiente nativo del mainframe, il bunker. Sarà pronto per i codici di accesso tra un momento. Ascolta, 2 minuti e sarà il livello. Appena Hansen muore, ce ne svegliamo. Bloccherò l'accesso a questa stanza. Alex e Reed non vorranno rischiare e se ne andranno prima. Eccolo, in tutto il suo splendore. Non preoccuparti per noi, ho pensato a tutto. Ho la pianta dello stadio, so dove andare. Allora, procediamo? Ok, ragazzi, lasciamo l'episodio qua. Nel prossimo ci collegheremo a questo e vedremo che puttanaio verrà fuori per fuggire da questo posto e quanta gente dovremo ammazzare. Per come siamo a 50 minuti, ragazzi, non so quanto andrà avanti la missione. Mi spiace tenervela così a metà, però è meglio fare così. Quindi, ragazzi, vi dedico un bacione, un pura vida e ci vediamo in un prossimo episodio. Ciao.